Adesso vi farò vedere due piccoli trailer di due film molto famosi. Poi cominceremo con il lavoro e termineremo con un altro piccolo trailer. L'argomento di questa sera riguarda la libertà e la negazione della libertà e la volontà e il desiderio imperioso di ripristinare i nostri diritti e esigere rispetto. Questi due trailer sono il primo tratto dal film Gandhi del 1982 e l'altro su Mandela Invictus del 2009. Quest'uomo qui è un cristiano e ha scritto che se si vuole credere... Oh, è lì, quello scompartimento, venga. Mi scusi, signore, da quanto tempo è in Sudafrica? Una settimana. Non capisco come ha avuto il biglietto. Che fai in questa carrozza, Caffo? Ma io ho il biglietto. Un biglietto di prima classe. E lo ha avuto tu? L'ho richiesto per posta. Io sono avvocato e non ho avuto... Non esistono avvocati di colore in Sudafrica. Vada dove è il suo posto. Signore, le metto giù le valigie. No. Un momento, prego. Vede? Mohandas K. Gandhi, avvocato. E sto andando a Pretoria. Difenderò una ditta indiana in una causa. Non mi ha sentito. Non ci sono avvocati di colore qui in Sudafrica. Signore, io sono iscritto all'ordine di Londra. E autorizzato dall'Alta Corte di Giustizia. E pertanto sono un avvocato. E dato che sono ai loro occhi di colore, credo si possa dedurre che c'è almeno un avvocato di colore in Sudafrica. Un maledetto saccente cafro. Lo butti fuori. Trasloca il tuo culaccio negro in terza classe. O ti sbatto fuori alla prima stazione. Viaggio sempre in prima classe. Ho viaggiato in tutto. Imprigioneranno, ci multeranno, prenderanno le nostre proprietà, ma non potranno mai toglierci il rispetto per noi stessi se non saremo noi a darglielo. Lei è mai stato in prigione? Ci tortureranno, ci pesteranno! Io dico che dobbiamo... Io vi sto chiedendo di combattere. Di combattere contro la rabbia, non di provocarla. Noi non vibreremo un solo colpo. Ma ai loro colpi non ci sottrarremo. E attraverso il nostro dolore noi faremo loro vedere la loro ingiustizia. E questo porterà dolore, come lo porta ogni battaglia. Ma non possiamo perdere. Non possiamo. Loro possono torturare le mie carni,
rompere le mie ossa, anche uccidermi. Allora, allora potranno avere il mio cadavere, non la mia obbedienza. Dopo aver trasmesso questi due trailer dei film Gandhi e Invictus, io ho voluto presentare questi due brani di film perché rappresentano in maniera molto forte la violenza che da una certa parte di umanità viene esercitata su altra parte di umanità, lo è stato e lo è. Parliamo di Gandhi, che nacque nel 1869, di Mandela quasi 50 anni dopo, nel 1918, a distanza di 50 anni, entrambi, guarda un po', avvocati di estrazioni diverse, ma hanno combattuto per la libertà, contro la segregazione razziale, contro l'apartheid, e patirono persecuzioni, violenze e carcere. Che cosa ha a che fare questo con la nostra con il nostro tema di oggi? Ha a che fare perché noi tutt'oggi patiamo le stesse cose, anche se con una forma che può sembrare diversa, ma nella sostanza non lo è. Due parole su questi due personaggi, per rinfrescare un po' la memoria. Gandhi, l'apostolo della non violenza, fu addirittura assassinato, quindi morto, morte violenta, da un fanatico indù. Entrò ed uscì dal carcere diverse volte, praticando l'opposizione non violenta. Nelson Mandela scontò 27 anni di carcere duro a Robben Island, carcere di massima sicurezza. Aveva avuto un ergastolo, ma fu graziato nel 1990 perché la pressione internazionale fu tale che costrinse il presidente dell'epoca a rendergli la grazia, e fu presidente del Sudafrica per 5 anni ed ebbe anche il Nobel per la pace. Oggi, ecco, vorrei parlare del coraggio di vivere, della capacità di cogliere le opportunità nelle avversità, come peraltro annunciato nella locandina.
verso la libertà per una vita degna di essere vissuta e, se necessario, usare anche la disobbedienza civile a leggi inique. Dire no alla violenza, da qualsiasi parte provenga, combatterla con la forza della verità. Dire no a leggi ingiuste, a processi truccati, alla corruzione. Opporsi sempre alla prevaricazione e pretendere rispetto per la vita, per la verità, per la giustizia. E non subire la propaganda elettorale. Per riuscire in questa impresa bisogna avere dei requisiti fondamentali: la consapevolezza di quello che stiamo vivendo, il coraggio per cambiare, gli obiettivi da raggiungere. Perché bisogna che si abbia chiaro in testa che per poter capovolgere quello che viviamo e che non ci piace, dobbiamo affrontare frustrazioni, ostacoli, violenze, anche violenze, stanchezza fisica e morale. Non è stando sul divano col telecomando in mano a cambiare le cose o aspettare che dall'alto ci arrivi qualcuno e ci trovi il posto o ci spiani la strada. Dobbiamo essere allenati a questo, volerlo e soffrire per questo. Dobbiamo essere consapevoli, abbiamo detto. Che cos'è la consapevolezza? La consapevolezza è la conoscenza di sé, delle persone e delle situazioni in cui si è immersi. È uno stato di coscienza consapevole e varia a secondo delle relazioni nelle quali si è vissuti. Le relazioni sono importanti e sono fondamentali per il nostro sviluppo. Da bambini già noi impariamo le regole del gioco e impariamo come interpretare la realtà e il significato della realtà in cui viviamo. Se viviamo in un ambiente facilitante, empatico, noi abbiamo una vita più facilitata perché riusciamo a riconoscere le nostre istanze più profonde, quindi riconosciamo e conosciamo quello che ci accade fuori e dentro di noi, quindi capaci di valutare e di giudicare senza essere suggestionati. Se invece viviamo in un ambiente difficile, un ambiente abusante, un ambiente prevaricatore, a partire dalla famiglia, perché ci sono delle famiglie prevaricanti, abusanti, i bambini hanno paura e per poter sopravvivere devono compiacere i genitori o chi per loro che li accudisce, quindi devono essere compiacenti, pertanto devono assolutamente nascondere i loro sentimenti, perché se li dimostrassero andrebbero incontro a dei pericoli anche di vita, e loro hanno paura di morire. Quindi, grazie alle relazioni empatiche, all'accoglienza, all'amore, al rispetto dei bambini, si è in grado di crescere poi da adulti ed avere la capacità di discernimento, di capire cosa è giusto e cosa non è giusto. Invece le relazioni disfunzionali, traumatiche, abusanti creano dei veri e propri danni alla consapevolezza, generando tutta una serie di difficoltà nel comprendere alcuni fenomeni e situazioni. Se viviamo appunto in un ambiente abusante abbiamo difficoltà, abbiamo confusione, non sapremo distinguere il vero dal falso perché siamo stati ingannati dalle prospettazioni falsate della realtà e la percezione è falsata. E rimaniamo bambini anche se cresciamo. E questo è un aspetto molto importante, perché emotivamente rimaniamo bambini e accettiamo supinamente quello che le autorità, il padre o la madre o chi per loro prima e successivamente le autorità costituite, a partire dal Presidente della Repubblica, al re dove esiste la monarchia, al capo di governo, alla milizia, all'agenzia delle entrate, ai giudici, alle banche, alla stampa deviata con le notizie false che sono funzionali al sistema della manipolazione, non siamo in grado di capire, quindi supinamente accettiamo. E ci sono ancora altri totem. Per esempio gli enti pensionistici cui abbiamo delegato l'assistenza della nostra vita quando saremo diventati più fragili e i loro massimi rappresentanti, i presidenti di questi enti di assistenza e previdenza, vedi casse medici, casse forense, casse di giornalisti, di giudici, di geometri, sono 19 casse previdenziali consorziate che prendono, e questo consorzio prende il nome di ADEP.
L'ADERP e l'ENPAM sono capitanate da Alberto Olivetti, le cui gesta sono cantate da servizi televisivi, giornalistici, interpellanze parlamentari. Si chiede chiarezza sulle gestioni di milioni di euro versati dai contribuenti iscritti obbligatoriamente alle casse professionali cui appartengono. E qui l'ecatombe: se non siamo cresciuti, se siamo rimasti bambini, se siamo stati abusati, accettiamo supinamente la decapitazione. Non ci opponiamo se non con flebili e inutili lamenti e sfoghi innocui sui social. Ma ci sono pochissimi, ma ci sono persone che hanno chiaro che non possono piegare le ginocchia davanti ai reati, davanti alla mancanza assoluta di rispetto verso i lavoratori considerati solo bancomat senza diritto di parola. Solo chi ha chiaro il compito da svolgere nella propria vita, perché ha fiducia in sé, può combattere lotte per la verità, per una vita migliore, per riportare alle proprie responsabilità chi commette crimini contro la persona e la collettività. E combatte sapendo di rischiare, sapendo che la magistratura ha molti scheletri nell'armadio. Le chat di Luca Palamara hanno svelato un retroscena raccapricciante, voglio sottolineare, mi era venuta male il termine, ma è solo lui a pagare, a quanto pare. I vari intercettati richiedenti favori oltre ogni decenza sono rimasti al loro posto. Come mai? Paura di soffiate, ricatti? Eppure con questo tragico scenario c'è ancora chi combatte per la giustizia giusta, per la verità, sapendo di andare incontro a calunnie, attacco al patrimonio, anche se misero, essere buttato fuori da casa, difendersi in tribunale perché si è chiesta la custodia cautelare perché chiede giustizia in tribunale, scrive articoli, scrive post sui social perché disturba. Viene querelato per stalking giudiziario, una trovata eccellente, perché bisogna ammutolirlo, bisogna condannarlo con la complicità di troppi. Ma chi ha chiaro che la vita va rispettata non è in vendita, vola dove osano le aquile. Non ha paura, la vita ha senso se ricevi rispetto, altrimenti lo pretendi, ma con la legge, ove esistono giudici onesti e non in vendita. E ci sono, una minoranza, ma ci sono, grazie a Dio. La vita è mutamento, è cambiamento. La consapevolezza, come abbiamo detto prima, è uno degli elementi più importanti per la crescita umana, è riuscire a vedere cosa accade dentro e fuori di noi, riuscire ad accorgersene e riuscire a trasformare la nostra vita. Bisogna imparare a cambiare. Quello che andava bene un tempo adesso può non andare più bene. Imparare a non dipendere da meccanismi automatici, quei meccanismi che abbiamo imparato da bambini, anche per autodifesa, imparare ad affrancarsi dai sensi di colpa indotti per dirigerci. È la sofferenza il motore che mi spinge a lavorare su di me. È una lunga via che ci mette in difficoltà perché dobbiamo soffrire per riuscire a cambiare. Perché vogliamo cambiare? Vogliamo cambiare perché la vita che conduciamo non ci piace, è triste, piatta e abusata. Non porta da nessuna parte, o porta verso l'annichilimento e la disgregazione. Porta verso la malattia e perfino alla morte prima del tuo tempo. È la sofferenza che ci spinge a lavorare su di noi. Per riuscire a cambiare dobbiamo affrontare una lunga via che ci mette in difficoltà perché dobbiamo soffrire. Il cambiamento è sofferenza. E bisogna avere, per vincere, delle persone che credono in noi, che ci sostengono, che ci vogliono bene, anche se pochi, anche se due, ma sono necessari e indispensabili. Persone che non ci giudichino, ma che ci accompagnino, che ci tengano per mano e che ci aiutino a sollevarci quando cadiamo. In ognuno di noi c'è una parte che chiede ogni giorno di essere accolta, ascoltata, amata.
E dobbiamo volerci bene. Il vero amore verso di noi parte dal riconoscimento da ciò che noi siamo. Noi ci dobbiamo accettare per come siamo. Noi siamo i giudici a volte più terribili verso noi stessi. Dobbiamo accettare quello che siamo, quello che sentiamo, quello che è dentro di noi ed imparare ad amarci, ad amare ogni parte di noi. Sembrano parole vuote, ma sono parole importanti. Ci dobbiamo soffermare su questo, perché noi siamo i peggiori nemici di noi stessi. Incominciamo dalla mattina: non mi piaccio, faccio questo, non lo so fare, quello te l'ho fatto male, colpa mia se... Cioè, perché siamo delle persone che in un qualche modo abbiamo avuto nella nostra vita persone che non ci hanno apprezzato, persone significative per noi, molto significative per noi, che non hanno visto le nostre potenzialità, ma che hanno visto quello che noi potevamo fare per loro. Ma parlo anche della famiglia stessa. Cioè, te hai un'impresa, vuoi che tuo figlio segua le tue orme perché vuoi che stia bene economicamente, ma non ti accorgi, non vuoi accorgere se quel tuo figlio, tua figlia non è portato per quel lavoro, se ha il proprio sogno e la propria vita. Io ho un amico, tanti di noi abbiamo tanti esempi, un chirurgo molto importante a Roma, famiglia di chirurghi, di medici, convinto che il proprio figlio unico seguisse le orme del padre, del nonno, eccetera. Il suo figlio amava cucinare, c'è stata l'ira di Dio a casa, ma questo figlio ha detto: no, io voglio cucinare. È partito per l'Australia, da Roma, in una villa al centro di Roma, partito per l'Australia facendo lo sguattero, però ha seguito il suo sogno. E i suoi genitori e la sua famiglia lo hanno accettato, perché lui aveva la passione, la forza del suo sogno, li ha convinti con l'esempio. Poi, anche se non avesse convinti, erano a far loro, però è riuscito a convincere. Adesso è proprietario di un grande ristorante stellato. Faccio un esempio, no? Dobbiamo assolutamente portare avanti il nostro progetto e volerci bene, non dire sono sbagliato, perché molti di noi diciamo sono sbagliato. C'è chi finisce l'università, si fa l'università in pochi anni, c'è chi impiega 20 anni. Ci dobbiamo chiedere, dobbiamo dire: tu non capisci niente, perché gli piace quello che fa, per esempio? Sono domande che sembrano banali, ma non lo sono. Si tratta di giocare una vita e di salvare una vita. Bisogna imparare a coltivare la speranza. Ormai si dice: beh, se non sei raccomandato non sei nessuno, non vai da nessuna parte, ma che lo faccio a fare? No, non sono raccomandato, non c'ho il politico giusto, non c'ho il cardinale giusto, non c'ho l'amante giusto, insomma, poi ognuno sa giusto come può, ma non funziona così, non funziona affatto, lo sappiamo tutti che non funziona così, perché puoi avere le rotelle per un po' di tempo e poi, se c'è l'amante quando sei sfatto, che fai? Cioè, se cambia politico, quello crolla, che fai? Cioè, tu devi camminare con i tuoi piedi, devi insegnare, devi... Ti piace lavare le scale, lavare le scale con grandissima professionalità, è un lavoro dignitoso, cioè, voglio dire, non è che c'è uno meglio o uno peggio, però dobbiamo imparare ad accettarci e a lavorare sodo, perché qui il discorso è: mi devi campare, mi devi fare, cioè, non va bene, la storia che non va bene, perché la vita è sempre stata uguale, dagli albori della nascita della nostra umanità, sempre si dice: i figli non capiscono i padri sono... Cioè, ogni generazione ha la stessa storia, cambia la tunica, cambia il parrucchiere, però, voglio dire, cambiano gli imperi, ma sempre uguale, noi vecchi, giovani vecchi. Dobbiamo imparare ad avere il coraggio. Ma che cos'è il coraggio? È quella cosa che ti fa affrontare le situazioni difficili. Chi di noi non ha situazioni difficili? Allora tu come affronti le situazioni difficili? O vai cercando aiutante, ti chiudi in casa e aspetti che passi chissà che, non passa, cioè, perché la paura ce l'hai dentro di te. Ti devi armare di coraggio, andare a cercare quali siano gli strumenti giusti, attivarli. Il coraggio è questo. Il coraggio è una caratteristica positiva, perché ci aiuta a prendere decisioni difficili e implica cambiamento, e anche il cambiamento è un atto di coraggio. Io sto male, non so che fare, cioè c'ho una grande confusione dentro di me, sai che ti dico? Mo vado da un bravo psicoanalista, perfetto, io ci credo, perché ora mi faccio il medico, quindi so bene quanto sia importante andare dallo specialista giusto. Se non ti funziona il fegato vai dall'epatologo, se non ti funziona la testa da qualche parte vai dal neurologo se c'è le convulsioni, oppure se c'hai una situazione di
grande sbandamento, confusione, sai che fare, e ti tocca andare dallo psicanalista, psicoterapeuta, da uno esperto in quel settore, c'è poco da chiacchierare. Chiaramente bisogna stare molto attenti, perché chiaramente ci sono tanti di quei ciarlatani che, voglio dire, sei finito, perché puoi andare a finire anche in una setta, dai guru, e noi abbiamo avuto esempi, le vediamo tutti i giorni, sono esempi importanti, che ti lavano il cervello, quindi tu devi stare attento dove vai, trovare la persona giusta, referenziata, ma non la referenza del giornale solo da qua a ruota libera, perché leggere me ne scoccia. Io faccio le diapositive perché sennò mi perdo, vado di qua, vado di là, allora devo queste cose che mi costano tanta fatica a doverle scrivere poi, però voglio dire. Più volte sono stata contattata da grandi giornali, a grandi giornali di diffusione, Dottoressa Linda, abbiamo letto le sue cose, senta, la vorremmo mettere tra i più grandi, i più importanti medici d'Italia. Quanto costa? Prima cosa, tu non sapevo che era... Perché invece, cioè, vanno a pagamento 1.000 euro, ma anche se avessi detto 1 euro non l'avrei fatto. Quando voi vedete i 10 migliori medici d'Italia, state accorti, sono cucuzze, pagano, perché è passato da me, ve lo posso dire con certezza. Tu dici, sai, vado, adesso sono montato dal primario, alt, frena, sei fregato. Il 99% dei primari è su nomina politica. Ci sono vissuta, 32 anni di grossi ospedali romani, ma non solo, cioè, qui ci sono molti medici. Non, con questo non voglio dire che non c'è sempre il primario bravo, ma è 1 su 1.000, dice Gianni Morandi, 1 su 1.000 ce la fa, gli altri no, allora vai dall'aiuto, dall'assistente, non andare dal giovane medico che si deve ancora fare, lo deve capire, perché ti terrorizza, perché non avendo esperienza, non avendo la clinica, no? Che quello che conta non è solo la nozione, è la clinica. Io ti guardo in faccia e ti dico, ma dopo 20 anni di esperienza, che vedo gente, dico, secondo me tu c'è qualcosa che non va, oppure no, tu stai bene, vattene, capito? Cioè, adesso io ho fatto una digressione, non so perché sono arrivata qua, però forse avrà un senso. Che avrà un senso? Ha un senso? Gianni, ha un senso? Tu mi hai detto, tu però mi metti paura, perché tu... Ti spiego, c'è qui davanti a me il già sindaco di Roma, uno dei migliori sindaci che abbiamo avuto, diciamoci la verità, non è che ti devo fare violino zero, perché non mi serve nulla, sono pensionata. E anche quando non ero pensionata non ho mai chiesto niente, perché io ho sempre voluto sfidare e dire sono brava a fare questo, anche perché c'era sempre un contraltare quando cercavi un favore, no? Che me dai, siccome era una belloccia, che me dai, non era il caso. Ecco, e allora... quindi tu qui seduta davanti a me che mi guardi, ogni tanto sbadigli, però io ti ho beccato, però non so che hai mangiato oggi. Comunque quello che dico è interessante, tu voglio sentire da te, perché se no salto tutte le diapositive e arrivo alla fine. Vado? Sei andato bene. Sto andando bene. Quando mi dite che io salto 4-5, va bene? Vabbè, queste cose le sappiamo, andiamo avanti. Vi do qualche chicca saltando di qua di là, però non guardatela, non guardatela, che mi perde, guardate, sono da parrucchiere, cioè, mi sono pure truccata, che fa, guardiamo là, guardate me. Si può curare. No, dai, è che ho un lavoro da fare allora. Allora, ad ogni fallimento dobbiamo smettere, quanto sono disgraziati, tutti siamo disgraziati, sotto il sole nessuno ascolti, e... Dio dà i pesi a secondo delle spalle, certo. Ok? Punto. A me quelle che si lamentano dalla mattina alla sera io li deprendo, perché ormai ho preso la saggia decisione, è arrivata a una certa età, che non voglio più essere il lavandino di nessuno. Che tu mi chiami, mi rovesci addosso, e dopodiché stai bello, io sto così distrutta. Perché? Perché le vibrazioni esistono, cioè non esiste, cioè quello... Non toccare il cavalletto. Le vibrazioni esistono, ed è vero, è assolutamente ormai scienza, cioè se te mi mandi le vibrazioni negative, ma ammazzi, siccome io sono un'antenna sensibilissima, io sono un 7G, cioè penso, sono finita, quindi intorno a me gentilezza e dolcezza. Ora sto esagerando, ma mica tanto, ma è la verità, sono segreti, cioè sono segreti, sono, vabbè, una cosa del genere, insomma, sono queste cose qua. Allora, ad ogni fallimento dobbiamo dire, allora, due sono le strade, o mi ammazzo o mi alzo. Allora, se mi ammazzo la vita è finita, già, è già breve di suo, e quindi, siccome a me la vita piace molto,
E non perché io abbia avuto una famiglia meravigliosa, per cui quelle famiglie, cioè non è stata abusante la mia famiglia, però la mia famiglia del sud, sotto un'apparente modernità, in realtà mia famiglia del sud, Reggio Calabria, Ionica, cioè voglio dire, non è che è vero che mi faceva mettere gli short, i pantaloncini corti, ma guai a me se non regalo dritta, cioè nel senso che, quindi tutti noi poi anni 50, 60 abbiamo avuto un certo tipo di educazione, no? Quindi anche rigida se vogliamo, ma non per questo abbiamo seguito la nostra strada, cioè non è stata una situazione meravigliosa, rose e fiori, la banca, tesoro adesso ti accompagno del ginecologo, cioè la mamma amica lui spareresti in bocca, cioè la mamma amica, non esiste la mamma amica, la mamma deve essere la mamma e il papà devono essere quelli che hanno una dentro una guida, ti guidano. Tu devi avere, non dico paura, assolutamente no, della mamma e del papà, però devi avere rispetto perché loro ti devono guidare, sì. Ti devono amare, ma non devono essere amici tuoi. Tu te li scegli gli amici tuoi, sono della tua età, con cui ti chiacchieri, con cui parli, con cui dici i tuoi segreti. Quindi, perché sono andata a finire il babbo? Non so. Ci sta. Ecco, i fallimenti. Quindi i fallimenti li abbiamo avuti tutti, chi ha avuto più o meno una vita difficile, una famiglia difficile, che non siano esagerati, no? Che andiamo oltre, no? Siamo cresciuti, abbiamo trovato la nostra strada, ma molti tra noi, molte sorelle e fratelli tra noi, metaforicamente fratelli e sorelle, sono quelli che a un certo momento si accasciano e si abbattono. E cioè, le donne, le peggiori nemiche delle donne sono le donne, sono terribili. Perché non c'è quel senso, io adesso estremizzo, però nell'estremizzazione troviamo degli spunti reali, perché c'è molta competizione anziché essere sorellanza, non è così? Io questo vedo, non c'è sorellanza, c'è competizione e tu inviti la cozza, non avessi, inviti quella bella che è più bella di te, no, cioè, io sono cretina io, cioè. Ma non è così che dovrebbe funzionare, perché se tu sei sicuro di te, chi vuole te? Non va a vedere quella che anche se, che ti posso dire io? Non so chi, insomma, vabbè. Quindi, tornando a noi, noi dobbiamo abbandonare ogni tanto quella che viene chiamata in inglese il comfort zone, una zona di conforto, perché è bello stare lì tutta la vita seduta sul vita confortevole. Ma per crescere devi uscire da questa zona di conforto, perché ti capita un lutto, capita in tutte le famiglie, un fallimento, un abbandono, un divorzio, una problematica legata al lavoro, perdi il lavoro, che fai? Cioè tu qualcosa devi fare, è vero che puoi avere qualche amico, una stampella, ma sei tu che ti devi cavare dalla questione. Quindi questo diciamo, convegno di oggi verte anche su questo, oltre ai punti importanti appunto del rispetto della persona. La psicologia comportamentale definisce la comfort zone come la condizione mentale in cui la persona agisce in uno stato di assenza di ansietà, non si ansia per niente, con un livello di prestazione costante senza percepire un senso di rischio. Cioè praticamente ti hanno fatto una flebo di Valium e vivi. Cioè, no, però metaforicamente, ecco, tutti noi abbiamo le nostre zone che ci confortano, la nostra casa, i nostri amici, il nostro gatto, il nostro cane, la nostra telenovela, no? Però non può essere sempre così, perché ti arriva quello che è. Quindi che cosa è importante, cosa è molto importante per riuscire a superare i fallimenti? Uno dei motivi dei fallimenti sapete qual è? Non sapere gestire la frustrazione. Questo è uno dei motivi cardine per cui tu, quando non sai gestire la frustrazione, hai fallito. E che cos'è la frustrazione? Quando tu vorresti fare qualcosa e non la puoi fare, no? Quando tu vuoi, tu vai a 1000 e tuo marito va a 5 o viceversa, no? Quando tu a tuo marito dici una cosa e lui dice un'altra cosa, allora che fa? Litighi, se litighi non ti parla 3 giorni, allora non litighi, però devi mitigare la frustrazione. Cioè, io sto portando esempi banali ma sono reali, cioè se noi riusciamo a gestire la frustrazione, quello che avremmo voluto e quello che non abbiamo e che possiamo in qualche modo, aggirando l'ostacolo, avere, noi abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto, perché se continuiamo a rimuginare sulla frustrazione, ah però quella è sposata lì, sono zitella, cioè questo carattere certamente, cioè, manco uno straccio.
Allora, quali sono le nostre ancore di salvataggio? Non commisserarsi mai, cioè, va sempre, tu ti devi sempre considerare al top, perché abbiamo le nostre cellule, il nostro organismo, si è visto ormai scientificamente, il nostro organismo è dotato di cellule singole, lo sappiamo, intelligenti, ogni cella sa quello che tu senti e di conseguenza si aggiusta e ti aggiusta la vita. Quindi tu devi pensare sempre bene di te, ma bene anche degli altri, perché ti cambia la vita. E avere una speranza, avere la fede, la spiritualità è molto importante. Quale Dio tu vuoi pregare? Però devi avere una fede. Ci sono tante, c'è una grande fatica, quante cadute, quante lacrime, anche quante gioia per ogni volta che tu riesci a vincere. Una dote importante è la resilienza, che sembra un po' abusata, però è una realtà, è la resistenza agli urti. In fisica è la proprietà di un materiale che resiste agli urti senza spezzarsi, non si spezza. Noi dobbiamo diventare resilienti, non spezzarci mai. Un proverbio giapponese recita: cadi 7 volte, rialzati 8. Non importa quante volte affronti il fallimento, l'importante è rialzarsi e riprovare. Resilienti significa sapere imparare nelle situazioni difficili. Le cose importanti richiedono impegno e determinazione e perseverare, dare il meglio di sé. Quali sono le persone che riescono a resistere? Perché ci sono persone che riescono a resistere e altre che non riescono a resistere, ok? Quali sono quelle che resistono? Sono quelle che in qualsiasi situazione riescono a fronteggiare le avversità, quelle che coltivano la curiosità, quelle che credono al loro intuito e si affidano al loro intuito, al loro sentire profondo senza pregiudizi, quello che sanno gestire lo stress di un fallimento. C'è gente che dice: ho perso il lavoro, ho divorziato, diciamo quella più frequente per tutti. Ho fallito, sono una fallita. Molto spesso, io ho fatto il consulente per il tribunale per 30 anni, poi 2-3 anni fa mi sono cancellata perché la situazione è cambiata, quindi era solo stress per me. Quindi ne conosco tanti di questi casi di divorzio, no? Il fare karakiri è sbagliato. Perché tu non sai fronteggiare uno stress, la separazione è uno stress, un grandissimo stress. Però se sei arrivata alla separazione c'è una ragione, c'è un motivo, non che ti colpovolizzi. Trovi il modo più civile, no? Cerchi di capire dove hai sbagliato, dove sei inceppata la situazione. Perché ti sei sposato quella persona? In quale momento della tua vita? Qual era in quel momento la tua aspettativa? Che cosa ti aspettavi? Ti conoscevi abbastanza, conoscevi bene l'altro, perché stare insieme a una persona è un percorso in cui ci deve essere un assoluto rispetto l'uno dell'altro, rispetto della diversità, essere amici prima di tutto, essere amici. È chiaro che un rapporto di coppia non è amicizia, non è solo amicizia, ma se non c'è l'amicizia, cioè deve il tuo marito o tua moglie deve essere il tuo miglior amico. Senza per questo confidargli tutto, perché c'è l'amica del cuore, e lui c'è l'amico del cuore, perché alcune cose che sono tue, non perché devi tenere segreti, no, ma perché le vuoi capire, le capisci meglio con uno del tuo stesso sesso, perché è come te. Però se divorzi, qualcosa è accaduto, quindi bisogna essere razionali. Molte persone non sono allenate a gestire lo stress, sono quelle a cui tutto è stato tolto le pietre dalla strada, non riescono a mantenere la propria efficienza. Chi sono appunto le persone incapaci? Sono quelle persone che, ad esempio, da bambini sono state oggetto di eccessiva protezione da parte dei genitori, o eccessiva protezione che è un maltrattamento, è configurato tra i maltrattamenti. L'ipercuria, che ci arriviamo, molti non la sanno questa cosa perché è tecnica, io da pediatra, quindi voglio dire, le so tecnicamente, ma tutte le sanno sulla propria pelle, ma non, magari non riescono a capire. Allora,
Le persone incapaci a gestire lo stress sono quelle che molto spesso hanno subito violenza. O violenza fisica, non ti riconosco, quindi incuria, non ti cura, non ti do da mangiare. O ipercuria, ti curo troppo, quindi ti opprimo. O ti abbandono, ti espongo e te la devi cavare da solo. E in quel caso quasi molti sono dei leader, perché riescono, hanno dentro di sé la forza per dire e io vincerò. Oppure peggiore quelli che hanno eccessive cure da parte di chi li accudisce, perché gli tarpano le ali, lo considerano sempre un bambino a vita che non ha la capacità di affrontare che è. Allora, sono quegli adulti che da bambini è stato tolto il salto dalla strada. Come per esempio preparare lo zainetto, la mattina da mamma con questo zainetto e poi col carrello, no? Cioè, da qualcosa di... qui ci dovrebbe, a gamba tesa, bisognerebbe entrare dal prese, dal direttore del comprensorio e chiudere in una stanza e fargli delle lezioni come ti comando, perché non puoi pretendere che un bambino arrivi col carrello e con lo zainetto per fargli una lezione, adesso c'è pure questa tra l'altro. Sì, sì. Gli ortopedici hanno un lavoro pazzesco da adulti, perché questi bambini hanno la scoliosi e sono bambini mal curati, quindi quella mamma che gli prepara lo zainetto perché se no ti dimentichi la penna, sai, no, la devi ricordare. Se non se la ricorda quando va a scuola la maestra gli fa una strigliata, un giorno dopo se la ricorda, così che impari. Ai nostri tempi c'era ciao, adesso a scuola autista la cosa dentro la porta, cioè sono, è una cosa, cioè terrificante. L'infanzia è finita. Ci sono questi genitori chiocce che non hanno altro nella vita che stare addosso a questi bambini, cioè non hanno altra funzione nella vita. Oggi a tango, no, tango no. Oggi a danza, poi a schermo, poi questo, cioè hanno un'agenda sti bambini peggio del presidente degli Stati Uniti, e le madri a scarico. Entrano in ansia, si hanno una linea di febbre, questi bambini, ma che, cioè, io ricordo da ragazzina, io vivevo in paese, in spartana, insomma, con il mio fratello, gli amici, gli amichetti, ci sbucciavamo i ginocchi, giocavamo agli indiani, al cama, all'olivo, saltavamo da qua, di là, insomma, ragazze di paese. Avevamo un cugino che fa il medico a Milano, che veniva dalla città, ti chiamavamo veramente un po' perché eravamo dei selvaggi. Un giorno, eravamo sui 13-14 anni, non manco piccoli, estate, questa arriva con la tata, noi... c'era un altro cugino grande che lavava la macchina, dice, senti, per favore, prendimi la spugna con l'acqua. Lui arriva con questa spugna così, cioè, scusa, ma è bagnata, no? Che fai? E beh, ho mangiato. Aveva mangiato, si prendeva tutta la spugna con l'acqua e gli veniva non so qualcosa, perché sai, dopo che ti fai il bagno, poi fare il bagno dopo che vai. Dopo... Beh, è la verità. Ti sei? No. Ok? No, esagerato, però è una realtà. Cioè... Ma funziona così, ma non porta la spugna, ma insomma voglio dire, eh? Io da pediatra mi chiamo. Cioè, bambino c'ha la febbre come. Cioè, cose pazzesche, cioè, lascialo stare, le scopre, lo metti un po' di spugnette fredde, per dirti, questi bambini sono quelli che poi da grandi non si drogano, non è un generalizzato, però sono potenziali clienti di un CERT. Questi genitori non permettono ai loro figli di esprimere le loro potenzialità, gli impediscono di seguire il proprio istinto. Se questi bambini, che ne so, vogliono suonare l'arpa, ah, per carità, non è che mio figlio non è normale, cioè, no? Dipinge, ah, ricama, aspetta, che femmina, cioè, ma tuttora sì, cioè, questi stroncano l'istinto, la natura di un bambino, perché noi dobbiamo prima di tutto capire che natura abbiamo noi, come siamo fatti, siamo interventisti o siamo flemmatici. Io per esempio sono un interventista, beh, io sono nata pure prematura, quindi voglio dire, cioè, proprio veloce, ma ho sempre fatto medicina d'urgenza, perché a me piace, io vivo con l'adrenalina. Boh, voi che ho fatto familiare, voi quello che sia, voi che sia un fatto naturale, questo però è il mio modo di essere. Ma c'è chi invece non è così, ama la vita contemplativa, ama dipingere sul bordo del lago, ama ricamare. Allora vogliamo provare prima di tutto capire che come siamo fatti noi, che cosa ci piace di più. Voglio fare il reporter di guerra
Oppure voglio stare a casa a vedere un documentario su Rai Storia, però dal divano. Cioè, ognuna è una dignità uguale. Se tu sei in un certo modo e tua madre è esattamente il contrario, ti spinge o tuo padre, ti spinge a fare quello che vorrebbe fare lei, tu sei finito. Okay. Quindi, ritornando a come gestire le avversità per farle diventare opportunità, è impedire che questi bambini diventino adulti e quindi non riescono a gestire. Cioè tutto nasce dalla famiglia, dai bambini, e c'è poca cura, c'è assolutamente poca cura da parte delle istituzioni. I bambini sono semplicemente un oggetto per fare soldi. Poi la cosa drammatica è di mettersi i bambini nella pubblicità. Ma lo vede sui social, è pieno di bambini, ma c'è la carta di reviso, ma non si può fare. I bambini non vanno esposti. I bambini sono esposti sono esposti. Cioè tu vedi tanti profili social col bambino, ma anche di medici, cioè, ma vi rendete conto? E li mandano ai talent scout, cioè tu massacri un bambino, voglio fare il bambino, lascialo stare. Quindi tutto ritorna. Superare la crisi è una grande sfida da cogliere e c'è sempre da guadagnare, perché cresceremo, aumenteremo l'esperienza e la saggezza, diventeremo più forti e cambieremo. Il cambiamento implica rischio e azione, e quindi è un atto di coraggio. Il cambiamento è un grande atto di coraggio, perché ritornando a prima, se te vai a capire come sei, vado allo psicanalista, i tuoi genitori dicono no, perché poi non sarai più, lo hanno paura di, perché tu cambi effettivamente, tu cambi, eppure tu stesso hai paura di andare, perché sai che se cambierai, perché se funziona tu cambierai, ma non è che sarai un alieno, sarai un altro, è come lucidare l'oro, no? Cioè c'è un candelabro nero, lo lucidi e diventa brillante, vengono fuori le tue potenzialità, funzioni al meglio, però cambi i vecchi schemi, funzioni meglio, sei felice, la vita è breve, è molto breve, lo sappiamo che dobbiamo morire, lo sappiamo, mi dispiace, però questo è quanto. Però possiamo cercare di vivere almeno con una certa felicità, fare le cose che vogliamo fare con gioia, perché se te fai il tuo lavoro, lo fai con gioia, per te non è un lavoro, tu ti diverti. Molti dicono, ma ora ho trovato il lavoro, posto fisso, non mi prendo 15 giorni di malattia, poi mi prendo altri 15 giorni, ora non vado. Cioè, ma no, è così, molto, perché tu non ami quel lavoro, perché non ti piace, allora fai un'altra cosa. Perché nell'ambiente di lavoro cresci, c'hai scambi, hai relazioni. Ma che io sono pensionata da un po' di anni. Cioè, io mi sono dovuta reinventare la vita, perché io mi sarei uccisa. Però prima, da molto prima di finire, di andare via dall'ospedale, mi sono andata appena ho potuto, perché comunque per me era un ambiente molto ristretto. Però ho fatto i miei anni regolamentari. Io mi sono trovata una piattaforma. Sono messa a fare medicina anti-aging, no? Medicina chiamata medicina estetica, che nell'immaginario collettivo è chi gonfia labbra, non è così, quello non è, cioè quello lo fa chi è un marchettaro, no? Marchettaro, scusate il termine, ma si capisce bene. Tu vieni e dici, sai, io vorrei il labbra canotto, io sono medico, dico no, te lo faccio perché ti fa male. Ma non esiste. Allora tu vai da quello che dice, le vuoi così, quante fiale vuoi? 2, 3, 4, ok, 1000 euro, vai, sei felice, esce fuori sfigurato. Io ho trovato questa realtà che a me piace molto, però curare l'aspetto, l'anima e l'aspetto interno e l'aspetto esteriore delle persone, perché se ti arrivi a 80 anni, 90 anni, bello, è inutile, non mi venite a dire che brutto è bello, brutto non è bello. Curato non è come non curato. Io non dico l'esagerazione, nessuna cosa, la parola esagerazione è esagerazione per qualsiasi cosa, qualcosa di non fisiologico, di non normale, di non giusto. Però la cura della persona è importante. Se tu vuoi, cioè che cosa vediamo noi appena vediamo? Vediamo il viso di una persona, no? Vediamo intanto se sorride, è già fantastico. C'è una persona che ti apre il mondo, una persona che sorride, che allora voi vedete nelle persone di una certa età, no? Già come sono state da giovane, sapete da che cosa lo vedete? Dalle rughe,
dall'espressione fisionomica. Perché l'espressione negli anni consolida determinate, crea determinate rughe, e tu, una persona a 40 o 50 anni, sai se quella è una persona che è sempre stata arcigna o una persona che sorride. Perché in automatico, quando tu passi per la strada, vedi persone che senza fare sono così, cioè in automatico. Altre invece che sono sempre sorridenti, perché è un abito mentale. Sorridere è un abito mentale, ci dobbiamo sforzare di sorridere. Conoscete le cellule specchio? Avete sentito parlare delle cellule mirror cells? Cioè, se noi ci guardiamo e ci sorridiamo in automatico, se noi incontriamo una persona per strada e sorridiamo, quello ci sorride, avete fatto caso? Eh? E siamo, cioè, perché noi è stato, questo è stato, queste cellule sono state scoperte da un neurofisiologo italiano, non mi ricordo come si chiama, Giacomo non so che, una ventina d'anni fa, e si è visto che se tu sorridi a una persona, se tu sei ingrugnito, avete visto quando andate negli uffici, cioè alla posta, no? Io ormai vado sempre alla posta, e vado alla posta perché ho aperto un conto postale, cioè niente, però ho aperto, e poi il post payment mi piace tanto, e poi perché poi ho aperto anche il sabato, insomma, vabbè, la mia amica dove va alla posta, beh, lascio la banca, non c'ho niente, e sono andata alla posta. Ma una santa, in un ufficio postale non vado mai. In quell'ufficio postale sembra passata la festa, sono tutti ingrugniti. Non c'è nessuno, perché dopo il Covid ormai non c'è nessuno, e anche se non c'è un cane tu devi prendere appuntamento, non alla posta ma negli altri uffici. Appuntamento, va lì, non c'è nessuno, prendi appuntamento per favore, va là, se l'ha preso appuntamento, no, allora torna fra 15 giorni, non c'è nessuno, no, appuntamento, va bene, va lì, l'altro giorno sono andata in un caffè per chiedere informazione, no, prendi appuntamento, già il telefono non mi diceva tanto, vabbè, ora vado là, questa, lei ha preso appuntamento, non c'è nessuno, sì, si accomodi, mamma mia, si mette qua, mi fa, e mi dica, io mi sono alzata e ho detto, signora, con lei non parlo, giuro, me ne sono andata. Lei, messa così, con le mani così, e mi dica, sinceramente, non c'ho proprio niente da dirle, me ne sono andata, e non è possibile, perché mi sarei violentata a stare con questa che, se, cioè, un minimo di rispetto. Cioè, scusa, ma possibile mai? Dice, no, mi sono alzata, ho detto buongiorno. Allora, abbiamo quasi finito. Imparare ad aumentare il livello di resilienza, lo volete sapere come fare? Sì, che dico. Aspettate che non me lo ricordo. essere ottimisti, trovare il lato positivo delle cose, avere un alto livello di autostima, avere una solidità psicologica, e se non ce l'hai vado allo psicologo e ti rafforzi. Perché no raga, cioè io voglio sfatare questo discorso, perché quando ci sei dallo psicologo, anche nel curriculum, se tu dici, però quello è andato allo psicologo, non ci sta bene. Cioè, bisogna che noi sfatiamo questi cavoli di luoghi comuni, perché se te c'hai male al cuore, nel senso no, è emotivo, nel senso che ti ha lasciato la ragazza, se c'hai una cardiopatia vai al cardiologo, ma se c'è un problema di confusione che non sai che fare, perché non sai che fare, tu ti devi chiedere delle idee, da chi vai? Dall'ortopedico? No, dal podologo? No, vai dallo specialista dell'anima. Chi è? Due: il religioso e lo psicologo. Se ti fai tutte e due e stai alla grande. Okay. Impegnarsi in ogni azione ed essere pronti a gestire i cambiamenti, che abbiamo detto, atto di coraggio. Prendere consapevolezza del proprio dolore, perché io mi piace anche parlare così in maniera un po' scherzosa, ma chi di noi non ha avuto grandissimi dolori? Tutti abbiamo grandi, c'è chi li riconosce, c'è chi li butta sugli altri, i propri dolori, dice colpa tua, c'è chi dice sto vivendo questo grande dolore, è mio. Ed è importante che lo riconosca tu, ma che qualcuno te lo riconosca, basta anche uno, anche due, pure uno. Parlare con chi ti fidi, raccontarsi, è importante, i gruppi di incontro sono fondamentali. Raccontarsi, perché ognuno pensa di avere il dolore più grande del mondo, è inconfessabile, no? È inconfessabile. Però parli con un altro e vedi che forse è più grande il dolore dell'altro che il tuo. Lasciarsi andare. È necessario prendere consapevolezza del proprio dolore e farne un punto di forza, rialzarti,
e partire nuovamente. Le persone forti sono quelle che appunto rispetto alle avversità hanno un alto tasso di tolleranza verso le frustrazioni. Ecco, io vorrei una Maserati, cavolo, però c'è una banda del 50, che devo fare? Però mi porta, non me la posso permettere la Maserati. E vabbè, e per alcune è una frustrazione grandissima, grandissima, e si fermano davanti a questo. Vorrei una casa con te, però guarda, c'è un monolocale. E questa è una frustrazione non avere una casa, ma prodigati per poterla avere, oppure fai carina questa che hai. Però si paralizzano, porto esempi che non sono poi tanto peregrini, eh. C'ho mia moglie che non mi capisce. Vabbè, o ti capisci da solo, cioè di quelle o mio marito, insomma, voglio dire, parliamo di o mio fratello, mia sorella, dipende, insomma, noi parliamo di adulti, quindi parliamo di compagno o compagno. Non ti puoi frustrare perché a te piace, dice, ho problemi di vacanze con mio marito, abbiamo problemi di vacanze. E quali sono? Vorremmo andare alle Seychelles. Qual è? Lui vuole venire con me. Non ridete tutti? Non avete riso tutti? Non l'avete capita? Voglio dire, cerchi la diversità, cioè si trovano le soluzioni, però quelli che si intestardiscono a non voler uscire dal guscio e volere le cose come vogliono loro senza avere un dato di realtà e rispetto della situazione in cui sei, cambiare le situazioni. Se la situazione non può cambiare, cambi tu, c'è poco da fare. O cambi tu o cambia la situazione, ma se la situazione la puoi cambiare, cambi tu. Cambi tu in maniera non che ti adegui, nel senso che rinuncia al tuo modo di essere, trovi la soluzione creativa, intelligente. E poi aspetti sulla riva del fiume e gli dai una botta. Cioè, non è che tu dimentichi. Aspetti, devi imparare a sapere attendere. A sapere attendere, prima di tutto, stile di vita. Promuovere fattori positivi sullo stile di vita, vita affettiva, corretta alimentazione, sonno, idratazione, esercizio fisico regolare, può rafforzare il nostro corpo. Se noi siamo forti, perché noi dobbiamo considerare anche, ma stiamo male, casomai forse abbiamo una carenza di minerali, vitamine, proteine, cioè anche dal punto di vista salute, non è che solo un fatto psicologico. Dobbiamo intanto fare un monitoraggio di come stiamo come salute, perché tante volte c'è un deficit di vitamina B, facciamo un esempio, e dolori muscolari, non riesce a camminare, dice ma sono psicologico, no, c'è un deficit. Quindi una volta escluso questo, praticare la mindfulness. Che cos'è questa, sta parolaccia? È coltivare un atteggiamento, questo è molto molto importante, un atteggiamento non giudicante. Sospendi il giudizio su tutti e tutto, sospendi il giudizio. Fai yoga, fai meditazione, scrivi un diario, fai delle pratiche spirituali, alzati all'alba e guarda il sole, cioè libera la mente, libera l'anima, medita. Nel senso, la meditazione non è che significa stare lì due giorni a non mangiare, bastano anche 5 minuti. Quando scriviamo, quando meditiamo, preghiamo, riflettiamo gli aspetti positivi della nostra vita e ricordiamo le cose per cui siamo grati. Sono grata perché conosco questa persona, sono grata perché faccio questo lavoro, perché sono grata perché sono guarita, oppure cioè, sono grata, questo, ma sono grata perché ho questo. Ecco, io sono grata oggi perché ci siete voi. Sono grata che possiamo condividere delle cose e fare delle cose, perché io vorrei che questo fosse l'inizio di un percorso, di un appuntamento, se non mensile quasi, dove incontrarci, portare delle nostre istanze, insomma, iniziare un percorso anche di piccola comunità. Per aiutarci. Sì, e manteniamo le cose appunto nella giusta prospettiva. Accettiamo il cambiamento, accettiamo di cambiare, che il cambiamento faccia parte della nostra vita, accettiamo circostanze che non possono essere cambiate e poi aiutare a concentrarci su ciò che noi possiamo modificare, sono quelle cose che noi non possiamo cambiare, e manteniamo sempre la speranza e impariamo dal nostro passato, perché il passato ci insegna tanto, ci dice cosa abbiamo fatto e come abbiamo reagito in una determinata situazione, se possiamo ripercorrere quel passo, cambiare.
perché ogni tratto della vita, questo è molto importante, comporta un dolore. Ogni passaggio da uno stato all'altro è doloroso. Da bambino a quello all'adolescente, noi è doloroso passare dallo stato di bambino a quello di adolescente, e da adolescente ad adulto, e da adulto a quello delle vecchiaia. Sono passaggi di cui dobbiamo avere consapevolezza, ed è doloroso, però dobbiamo anche dire: siamo qui, ha un senso questa vita, è una sola vita, non possiamo sprecare neanche un giorno, cose stupide. Ci sono eventi nella vita, questo l'ho fatto stamattina, questa diapositiva, è 5:30, sono sbagliato. Ci sono eventi nella vita che ci impongono scelte di coraggio, dignità, fede. Allora riveliamo chi siamo e da che parte vogliamo stare. Allora saremo capaci di dire no, disobbedire pacificamente ma fermamente a disposizioni tiranniche e dire no alle menzogne di Stato, no alla politica che condiziona la scienza, no alla paura, no al ricatto, no alle prepotenze. Ma quanto siamo disposti a lottare per queste scelte, per questi no? Quanto? Siamo disposti a non farci condizionare dell'ambiente che vuole fare di noi un omologato, un alieno, uno che non siamo noi? Siamo disposti a non farci condizionare? Siamo disposti a smantellare menzogne che costano la vita e cercare di onorare sempre la verità? Sei disposto a pagare per le tue scelte anche con il dissenso dei tuoi familiari e dei tuoi amici? Ad avere la persecuzione delle istituzioni colluse? La persecuzione giudiziaria? Se sei disposto, allora sei una persona libera. La vita è un attimo. La tua vita è un esempio per l'umanità. Cosa sei disposto a fare per cambiare in meglio il mondo che hai trovato? E adesso vediamoci questo video. Buonasera Presidente, torniamo sul Green Pass, che credo sia anche un incentivo a vaccinarsi anche per i giovani italiani. E leggo soltanto due righe: vacciniamo e mettiamo in sicurezza chi ha dai 60 anni in su, dai 40 ai 59 scelgano, per i giovani non serve. Come saprà, sono parole di Matteo Salvini. E le chiedo Presidente se le sembra che questo sia un modo anche per ostacolare la sua campagna vaccinale, soprattutto se vuole commentarli, visto che arrivano non da un privato cittadino con tentazione Novax, ma da uno dei leader che sostiene la sua maggioranza. Grazie. Sì, due cose. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui, lei muore. Questo è. Secondo, senza vaccinazione non si deve chiudere tutto di nuovo. Noi sappiamo ora che il vaccino si sta diffondendo, sappiamo anche che grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva e sui morti sono molto molto meno serie di quelle che abbiamo visto fino a 4 mesi fa. Fermo qua. Le faccio sottoporre, diciamo così, da De Manzoni della Verità, il titolo De Manzoni, no, oggi del suo giornale, a proposito di eventi avversi. Titola così La Verità: la trasparenza che manca, effetti avversi sugli italiani, l'AIFA li rivela solo all'Europa. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo fatto un lavoro giornalistico, certo. E abbiamo scoperto che siccome continuavamo a crederci, come mai l'AIFA improvvisamente in piena campagna vaccinale, invece che continuare con il bollettino mensile, ha deciso di passare al bollettino trimestrale? E come mai il bollettino trimestrale è diventato già quadrimestrale senza essere noto agli italiani? Com'è possibile che i dati in piena campagna vaccinale, sollecitati inizialmente dall'AIFA, che aveva detto aiutateci, fate le segnalazioni, perché le segnalazioni servono per prendere la mira, per magari cambiare alcune cose, per migliorare i farmaci,
e poi invece questi dati non venivano dati. Abbiamo scoperto che i dati vengono dati, perché ovviamente l'AIFA continua a monitorarli, solo che gli italiani non vengono comunicati. Li abbiamo reperiti in Europa, perché lì vengono, il flusso continua a essere regolare, e abbiamo scoperto che negli ultimi 4 mesi, da quando gli italiani sono tenuti all'oscuro degli effetti collaterali, gli effetti collaterali non solo ci sono, ma la gravità di questi effetti collaterali, bocca, come comunica l'AIFA all'EMA, è aumentata. Cioè un effetto collaterale su 6 che viene comunicato è definito grave. Grave, parliamo di miocarditi, parliamo di trombosi, parliamo di cose di questo tipo. E niente, abbiamo fatto un lavoro giornalistico, poi l'abbiamo pubblicato, il nostro destino. D'Amato vuole dire qualcosa in merito a questo? La trasparenza in una campagna di vaccinazione in contrasto alla più grande pandemia è un fattore essenziale nel rapporto con i cittadini, per cui noi mettiamo a disposizione tutti i dati. E ovviamente se c'è questo cambio di atteggiamento di AIFA, io credo si debba tornare nella situazione iniziale dei rapporti che venivano fatti su base periodica, e per quanto potrà essere utile mi farò promotore nei confronti di AIFA affinché vengano resi noti i dati, perché ripeto, la trasparenza è la prima arma a disposizione del sistema sanitario pubblico. Senta, D'Amato, lei cosa ne pensa delle mascherine che ancora dobbiamo portare? Basta finire. Allora, c'è qui l'onorevole Gianni Alemanno perché vorrei che presentasse questo evento. Aspetta, tieni. Alza un po' il volume. No, no. Sì. Mi sentite? Sì. Non troppo, perché altrimenti fischi. Vai. Allora io ringrazio Adele. Come ti pare? Adele. Ernesta, perché sono più tedesca oggi. Ernesta. Dipende da è così forse. Sì. Allora, ringrazio Ernesta per questo invito ed è proprio connesso a quello che abbiamo appena visto nel filmato. Sabato 15 aprile faremo una manifestazione, un incontro in cui interverrà anche Ernesta con la sua esperienza e con le battaglie che ha condotto, per sostanzialmente sollecitare la istituzione della commissione d'inchiesta sulla pandemia. Tutti abbiamo vissuto il periodo pandemico, vediamo che la magistratura si sta muovendo su alcuni casi particolari, su alcune situazioni particolari, però io credo che sia rimasta in tutti la voglia, il bisogno e la necessità di sapere la verità su quel periodo, tutta la verità, non soltanto le ruberie che possono essere state commesse sui banchi a rotelle, non soltanto i lockdown che sono stati fatti o troppo tardi o troppo a lungo eccetera, ma anche il cuore del problema, cioè perché era giusto e perché è stata imposta con tanta forza l'obbligo vaccinale, perché sono state trascurate le terapie alternative, terapie domiciliari, tutte quelle che sono state, quelle che potevano salvare tante vite umane che non sono state salvate, fermandosi alla famosa tachipirina vigile attesa, perché tutto questo? Quindi l'unica strada, visto che la magistratura ancora non si muove o si muove parzialmente, l'unica strada per sapere la verità è una commissione d'inchiesta parlamentare. Si potrà dire forse che la commissione d'inchiesta parlamentare magari non riuscirà a fare tutto, ma non lo sappiamo, perché spesso le commissioni d'inchiesta nella storia della Repubblica hanno cominciato a basso profilo e poi improvvisamente sono riuscite a rivelare molte cose. Ci sono 3 proposte di legge attualmente di commissione d'inchiesta parlamentare, una presentata da Fratelli d'Italia, una presentata dalla Lega e una presentata da Italia Viva. E hanno obiettivi variabili, quella che ha gli obiettivi più ampi è proprio quella presentata da Italia Viva. Allora noi con questa manifestazione, coinvolgendo anche
le istituzioni, per adesso qui è presente soltanto Tripodi, che sarà il presidente della commissione sanità della regione Lazio, ma dovrebbero arrivare anche dei parlamentari. Vogliamo sollecitare l'approvazione della legge che istituirà questa commissione d'inchiesta e soprattutto chiediamo che questa commissione d'inchiesta faccia luce su tutto, faccia luce su quelle che a nostro avviso, a me, a avviso di tutti, penso quelli che stanno in questa sala, sono le gravi responsabilità delle multinazionali di Big Pharma nell'aver imposto una certa linea attraverso Mario Draghi, attraverso i ministri, attraverso le istituzioni pseudoscientifiche. Quindi è fondamentale fare questa battaglia. Poi, una volta che sarà istituita la commissione, ci batteremo perché la commissione possa audire tutte le persone che sono state protagoniste, a cominciare appunto anche da Ernest, da altre persone che hanno avuto dei ruoli importanti in quel momento per essere punto di riferimento a chi non ci voleva stare e a chi non si voleva rassegnare. Quindi è un inizio di una battaglia, ma se non parte la commissione d'inchiesta, e ormai sono passati 6 mesi dall'inizio della legislatura, c'è il rischio che tutto questo venga definitivamente insabbiato e questo non è accettabile. Quindi l'invito è a tutti quanti a partecipare. Proietteremo anche il film Invisibili, che è una bella testimonianza su tutti i casi avversi che sono avvenuti, che oggi vengono tenuti nascosti dalla gran parte dei giornali, e quindi con la proiezione del film Invisibili e con il dibattito che sarà fatto successivamente cercheremo di dare una spinta significativa affinché questa commissione d'inchiesta esca, venga fatta e si sappia veramente, o si cerchi di sapere veramente la verità su quel terribile periodo che noi non possiamo dimenticare e che ha segnato tutti quanti noi. Io mi sono vaccinato all'epoca, ho l'impressione che abbia fatto male, vorrei sapere se è vero. Molti altri non si sono vaccinati e hanno subito la repressione per questo e vogliono avere giustizia da questo punto di vista, quindi verità e giustizia. Grazie. Grazie. Io posso dire, per quanto riguarda la mia esperienza su questo periodo pandemico e particolarmente nei primi 2 anni, quando eravamo assolutamente forzati noi della sanità a vaccinarci, di avere vissuto momenti veramente molto, molto difficili. Io, come tanti altri colleghi, abbiamo fatto parte dei gruppi cure domiciliari e Ippocrate Org e abbiamo, prendendoci una grandissima responsabilità, curato persone sconosciute per telefono, per videochiamata, da nord a sud, e non nascondo che in certi momenti io ho avuto anche molta paura, perché se va bene ok, va bene, ma se va male tu ti sei giocato tutto. E ho visto veramente una grande gara di solidarietà, siamo stati tutti allo sbando, vaccinati, non vaccinati, insomma non dico niente di nuovo perché tutti qua abbiamo vissuto la stessa storia. Quindi vogliamo assolutamente andare a fondo, capire la verità, conoscere la verità. Quindi benvenga questa commissione d'inchiesta, benvengano tutte queste iniziative che coralmente stiamo portando avanti, si stanno portando avanti. Dobbiamo assolutamente fare chiarezza. È importante, ci deve essere un processo e i responsabili, quando saranno riconosciuti, con prove naturalmente, perché noi non andiamo assolutamente avanti con pregiudizi e con propaganda elettorale, ma con la scienza. Quando si saranno ravvisate le responsabilità, noi vorremo avere giustizia. Adesso, grazie, vorremmo avere verità prima di tutto, perché i morti sono morti e purtroppo non torneranno più. Stavo per concludere, concludo dopo aver detto questo mio pensiero. Non possiamo più accettare la corruzione è dilagante e non si può più accettare, siamo sotto sequestro tutti quanti e non si può accettare, e vorrei che si facesse luce sulla magistratura, perché ci sono stati dei magistrati per bene che sono stati massacrati perché sono andati controcorrente. Quindi bisogna che ritorni la pace, ma che ritorni il coraggio. Questa è la grande cosa, il coraggio di tutti noi, e se tutti noi abbiamo coraggio riusciremo a trovare la verità. Grazie, e adesso andiamo per l'aperitivo, dai, ciao.